precedenti. Ti nascondi. So che sei qui vicino. Avrei bisogno d'acqua. Forse giù il torrente. Devo guardarmi intorno. Impronte nel fango. Un bambino o una donna? Cazzo, Boozer lo saprebbe. Devono essere sue. Forse viene qui a prendere l'acqua. Vieni qui tutti i giorni per l'acqua, dico bene? Ma ti muovi con circospezione, pieno di tratti e vinelli. E scontro. Astuta la ragazza, resta lontana dalla strada, esce solo di notte. Ci sono i furiosi, ma vederla è più difficile. Stronzi ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Dico che l'ho vista, dannazione! Sparpagliatevi, cercate in giro! C'è una ragazza qui intorno! Merda, sono quasi a secco. Si ripugnanti. Di nessuno di voi. Uscirà vivo da qui! Restano poche munizioni. Andiamo. Sto cercando il cammino. Ah!
nemico è redento. Mi ha sparato. Verrai. Ripiego. Nascosto! Ok. È qui! È qui! Woo!
Brucia, cazzo! È sparito! Merita l'oblio! Redenzione! No! Cosa? No! Mi sta affiancando! Vieni fuori! Fermati! Mostrerò il cammino! Sta cercando il cammino! Sì, ammazzalo! Accedere all'oblio! La casa è sbarrata. Come fa a entrare e uscire? Una scala, ecco com'è. Potrebbe tornare utile.
siamo. Devo solo metterla qui. Bene, bambina, dove ti nascondi? Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te? Oddio. Ok. Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue. No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi. Che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e non sapevo cosa fare. Così mi sono nascosta e non sapevo cosa fare. Ok, tranquilla, tutto ok. Lisa, qui vicino c'è un accampamento. E devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì. Altra gente, li conosco, eh. Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, no, la mamma verrà a prendermi. Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma, all'accampamento? Certo, mi sta aspettando. Ok, stammi vicino. Quegli uomini erano altri. Sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti. Persone infette. Taglia. Benzina. Dovremmo andare.
Attenzione! Piaciuto! Vieni, prendi! Giù, dai, dobbiamo muoverci. Non sono sicura. Avanti, piccola, dobbiamo andare. Ah, ok. Bene. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? Non parli molto, eh? Mio padre ama la geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Che cos'è? Sono rocce, ma se le tagli a metà, l'interno è meraviglioso. Ok, si sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Bella, la piana lavica, il Black Crater, ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. C'è qualcuno nel tunnel! Cosa? Qui stavi a sentire quei colpi di pistola. Erano di uomini molto cattivi, capito? Sì. Sta qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Sì, ok. Ok, pezzo. Sì, prendilo, avanti! È a terra! È ferito! Munizioni! Andiamo! Fuoco! Sì, colpiscilo! Ok, pezzi di merda, divertiamoci! Sono quasi a secco. A terra! Sistemato. Vieni fuori! È nascosto! Addosso!
respira queste. Maledetto fumo. Attenzione! Guardino! Guarda che ti vedo! Sta solo tirando a fuoco! Deve morire! Uccidilo! Uccidi quel bastardo! Alle sue spalle! Via! Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro! Facciamo scorta. Buono. Ottimo. Forza, salta su. Stai bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro, li vedrai. Ok. Ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, pistole, fucili, armi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. Degli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Ci siamo, il posto è questo. Okay, tu restami vicino. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare! Sono arrivati degli uomini, la gente stava male! Stai tranquilla, sei al sicuro ora! È un miracolo, un autentico miracolo! Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori? Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alkai. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere come... No, stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick.
che vuoi. Va là fuori. Come te la passi? La parola taglie è plurale. Per ora è tutto. Certo. Torna presto. Come gira? Ah, ti serve okay. Qualcosa? Faccio un giro di pattuglia. Posso procurarti altro? Posso fare altro per te? Passa da me se ti serve altro. Ok. Ehi, hai bisogno? Ah, vorrei dare un'occhiata. Ok. Ci vediamo. Come andiamo? Torno subito. Ehi, come andiamo? Passi. Torna al lavoro. Lo conosco, fallo passare. Non hai una bella cesta di quelli. O'Brien, sì, è O'Brien. Cosa ha detto? Metolius Springs, sì, certo, so dov'è. Ehi, Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ho scoperto qualcosa. Quella radio della Nero potrebbe essere utile. So dove andranno domani. Hai detto che non era alla tua portata. Beh, non lo sono. Ma con un po' di fortuna posso entrare nel loro elicottero e... Fagliela vedere. E ricorda cosa diceva Jack. Non guidare più veloce del tuo angelo custode. E te l'ho detto, Jack raccontava un sacco di cazzate. Di, conchiudo. Ok, vediamo che diavolo combina la Nero. O'Brien, ho delle domande per te. Ciao. Ehi, come stai? Ehi. D'accordo. Alla prossima.
chiudo gli occhi solo per un momento. Si torna in azione. Ehi, tu credi che i furiosi ricordino qualcosa della loro vita? Come era prima? No, la loro mente è andata. Ricordo di aver letto qualcosa. Dicono. Che si dice?